La rassegna stampa è offerta da... Martedì 29 dicembre 2015, buongiorno e ben ritrovati all'interno della rassegna stampa di Lecce News 24. Andiamo a leggere insieme le prime pagine dei principali quotidiani oggi in edicola. Apertura consueta dedicata al Messaggero, smog, sconti su bus e metro. Il governo prepara un fondo per garantire ai comuni tagli sui biglietti dei trasporti pubblici. A Roma targhe alterne, a Milano e altre città blocco del traffico, ma la situazione non migliora. Donne in pensione si cambia, lavoreranno 22 mesi in più. Da gennaio per le dipendenti del privato scatta lo scalone. Foto notizia, Renzi vede a Palazzo Chigi il Premier libico, da Libia all'Italia siamo pronti a un nuovo trattato di amicizia. E in basso per la politica lo scontro tra i grillini, Fucsia non restituisce lo stipendio, voto online, espulsa la senatrice del Movimento 5 Stelle. Prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, Regione Puglia, la scure sugli ospedali, Emiliano 2 da chiudere, Fasano e Lucera e 6 da riconvertire. Spariranno 6 pronto soccorso e 3 punti nascita, ma non subito. Il governatore presenta alla maggioranza il piano di riordino che oggi sarà discusso dalla Giunta. Nervi scoperti per la vicenda delle banche, esplode l'ira dei clienti truffati, ladri ridateci i soldi, il CSM assolve Rossi, legge Severino, giudizio sospeso su De Luca, assalto ad Arezzo alla sede di Banca Etruria. Il caso degli Ulivi, Xylella, il GIP di Lecce conferma i sequestri, IPM ora non sono più necessari. E in alto ambiente e petrolio, referendum anti trivelle, regioni ancora alla ricarica, prevista oggi una riunione per l'8 gennaio, non è sufficiente l'emendamento del governo, sarà predisposta una memoria per la consulta. Passiamo all'inserto della Gazzetta di Lecce, Xylella, confermato il salva olivi, necessario intervenire con urgenza per scongiurare un irriversibile disastro ambientale, il GIP sposa appieno le tesi della procura e convalida il sequestro. Al centro Capodanno, i leccesi scelgono le vacanze sicure, l'effetto terrorismo ha condizionato i viaggi, evitate le mete considerate a rischio, disertate Parigi, Nord Africa, Egitto e Turchia, tirano invece la Spagna e le Canarie. E in città è pienone di turisti in alberghi e bed and breakfast, intanto è polemica sul divieto dei botti. Foto notizia anche qui, fanno discutere le proposte dell'ASL, ospedali e guerra, Gallipoli e Galatina sulle barricate. Nuovo quotidiano di Puglia, edizione di Lecce, Ulivi, sequestro convalidato, accolto l'impianto della procura e dei consulenti, le misure del piano giudicate inidonee, il GIP, legge e norme non rispettate con i previsti abbattimenti. Al centro meningite, altro caso, bimbo grave, ha 5 anni ed è in rianimazione, l'ASL fa scattare l'emergenza. Andiamo a leggere le pagine interne del quotidiano, saldi, si gioca d'anticipo, tutti in coda per l'affare, già partito il periodo degli sconti natalizi con qualche polemica contro i giganti della distribuzione, i saldi ufficiali partiranno il 5 gennaio ma le promozioni speciali vanno già a gonfie vele, gli scaffali si svuotano. Cresce l'attesa anche nel Salento per l'arrivo del nuovo anno e Santo Ronzo ritrova la festa di musica. Concertone a Lecce dopo molti anni di silenzio, un'opportunità anche per l'economia della notte. Infatti hotel e bed and breakfast sono pieni, in aumento anche i turisti stranieri, effetto eventi sul barocco, in città volano le prenotazioni. La festa è anche in spiaggia e boom, Gallipoli pronta per il bis. Al mare il 1 gennaio il Samsara replica il Winter Party, Fedel Barneari, lidi aperti tutto l'anno, avanti così. Il caso meningite è gravissimo, un bimbo di 5 anni, prime cure al pronto soccorso, il piccolo è ricoverato in rianimazione al Fazzi, febbre alte, otite, i genitori lo hanno portato in ospedale, la diagnosi, medici al lavoro, il monitoraggio minuto per minuto. Il piano del comune di Lecce, Casemagno in vendita a prezzi d'affare, alienazione, 120 appartamenti sul mercato, con 38.000 euro si compra un'abitazione.
La politica dalla provincia, Trepuzzi, vertice del centro-sinistra, manovre di candidatura. Comunali, il PD incontra gli alleati, tre i probabili candidati sindaco, Valzano, Taurino e Rampino. Prima dello sport, l'incidente, paura per Abu Diop, si ribalta con l'auto mentre va ad allenarsi, mentre il mercato, il Lecce su Caturano e Baldanzeddu, Benassi sempre più probabile la sua cessione, Bagley per l'attaccante sarebbe un ritorno in maglia giallorossa. Bene, termina qui anche questa rassegna stampa, più tardi vi ricordo l'appuntamento con il videogiornale di Lecce News 24, intanto vi ricordo il nostro sito www.leccenews24.it per tutte le notizie e gli approfondimenti da Lecce e dal Salento. Grazie e buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...